Buongiorno da Rai Parlamento, diamo il via oggi ad una nuova stagione di appuntamenti con Punto Europa. Il Parlamento europeo che è tornato a riunirsi in sessione plenaria nei giorni scorsi dopo la pausa estiva a Strasburgo, lo avete visto nella nostra copertina, ha dato il via libera all'attesa, ma anche per certi versi, come vedremo, discussa riforma del copyright sul diritto d'autore. Parleremo anche di questo nella nostra puntata di oggi e poi del voto che avvia la procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria, della crisi libica, di migranti, dossier sempre caldissimo anche in vista delle elezioni europee del maggio del prossimo anno, che sono considerate uno snodo cruciale per il futuro stesso dell'Unione Europea. E poi naturalmente, visto che è tempo di manovra economica nel nostro Paese, parleremo anche di conti pubblici e di vincoli europei. Anche questo è un tema caldissimo che affronteremo con i nostri ospiti di questa mattina, che vi presento subito. È con noi il professor Giuseppe Di Taranto, economista, e il collega, il giornalista Roberto Sommella, che è presidente dell'associazione La Nuova Europa. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno e benvenuti. Allora, partiamo con i nostri servizi. Alle elezioni europee del prossimo anno ha guardato anche il presidente della Commissione Juncker nel corso del suo discorso sullo Stato dell'Unione nell'emiciclo di Strasburgo, l'ultimo del suo mandato. Un discorso proiettato al futuro che però inevitabilmente si intreccia con le difficoltà che in questo momento sta attraversando l'Europa. Seguiamo il servizio dell'inviato Sergio Carrara. 15 luglio 2014, un Jean-Claude Juncker sorridente appena ricevuto l'investitura da parte dei governi, 26 sì e 2 soli no, quelli dell'ungherese Orban e del britannico Cameron. Da pochi giorni dunque l'Assemblea di Strasburgo lo ha eletto presidente della Commissione di Bruxelles. Così Juncker nel suo primo discorso all'Aula spiega che al centro del suo progetto ci saranno crescita economica, investimenti e la difesa dei diritti dei cittadini. Intanto la bomba immigrazione sta per scoppiare. Per fronteggiarla il neopresidente annuncia la nomina di un commissario ad hoc, il greco Dimitris Avramopoulos. 4 anni dopo, nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, davanti alla stessa Assemblea di Strasburgo, il presidente rivendica successi su occupazione ed economia, sostiene che l'Europa è fuori dalla crisi, ma oltre al macigno immigrazione rimangono tanti problemi da risolvere. È mancato l'ascolto, è mancato il coinvolgimento dei cittadini. Io, quando sono stata ad esempio relatrice sul report sull'accesso pubblico ai documenti delle istituzioni europee, mi veniva detto: ma tanti cittadini non comprendono. Tanto i cittadini non sono interessati alle riunioni di Strasburgo, ai lavori che si portano avanti. Ecco, partire da questo presupposto significa solcare una grande distanza tra istituzioni europee e cittadini. Juncker sostiene che negli ultimi anni l'Europa è migliorata, evidentemente l'ha visto solo lui, che sull'immigrazione stiamo andando verso la giusta direzione, l'ha visto solo lui. Quindi l'ultimo discorso è uguale al penultimo, quindi per fortuna il suo ultimo discorso al Parlamento europeo. Juncker risponde attaccando: vorrei che si dicesse no al nazionalismo che detesta gli altri, veleno che schiaccia, e sì al patriottismo illuminato, parole che sollevano perplessità però anche in una parte dei popolari. Mi piacerebbe capire la differenza tra questo preteso nazionalismo oscuro e l'illuminato patriottismo di cui parlava Juncker. Io sono patriota, ma non ho ancora capito qual è l'illuminazione di cui lui parla, da dove arriva la luce. Nel botte risposta Juncker spiega che i ritardi sono imputabili ai troppo frequenti dissidi tra Parlamento e Commissione da una parte, governi dall'altra. La soluzione, spiega, sarebbe quella di lasciare la strada delle decisioni prese all'unanimità, spesso disattese, per intraprendere quella delle maggioranze qualificate. Qualcuno tuttavia non tarda a leggere nelle sue parole un messaggio ai governi ribelli, in primis quello ungherese, oppure un nuovo riferimento all'Europa più velocità, invocata da Parigi e Berlino. Bisogna preservare quella che è la nostra forza, l'unità, la nostra capacità di risolvere i problemi. Io ho vissuto l'Europa a 9, 5, a 12, penso che noi chi siamo più forti. Dobbiamo condividere valori comuni. È vero che su certe politiche alcuni paesi vanno più veloci di altri, come sulla difesa, sul fisco, su Schengen, ma non ci devono essere contrapposizioni. Roberto, abbiamo sentito anche diverse posizioni in campo, completo, dei diversi insomma, gruppi.
Dicevamo, Juncker ha pronunciato di fatto l'ultimo discorso del suo mandato. Ora, quale eredità si appresta a lasciare la Commissione Juncker? Ma è un'eredità molto difficile, perché queste immagini anche proprio visivamente ci raccontano un'Europa che viene ormai percepita come un nemico da milioni di europei. Questo azzurro che dovrebbe tranquillizzare, le stelle, proprio anche la liturgia, che un tempo era una liturgia di festa, oggi è diventato sinonimo, per me sbagliato, invece di incomprensione delle esigenze delle persone. La sensazione... E quindi è molto difficile, è quasi un lavoro psicanalitico che si deve fare. La sensazione è che la campagna elettorale sia entrata nel vivo con molto anticipo. Sì. Poi, per la verità, sono anche contento da europeista che se ne parli, che non sia più una cosa lontana, perché prima si facevano le elezioni europee così un po' a cuor leggero, perché si pensava, ed era così, che tanto era un consesso di partiti e di stati che alla fine non incidevano sulla tua vita. Oggi è completamente cambiata la situazione, perché volenti o nolenti le decisioni che si prendono al Parlamento europeo, ma soprattutto nel Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo e nella Commissione, incidono e quasi per l'80% di qualsiasi cosa che accade nella vita di tutti gli europei. E quindi saranno molto sentite queste elezioni europee, sarà veramente uno spartiacque tra chi vuole cambiare, però riformando, però senza smontare tutto, quindi chiamiamoli europeisti illuminati, e chi invece vuole radere al suolo questa costruzione che ospitava l'ultimo discorso di Juncker, e li chiamerei sovranisti. Ora, a proposito di cose che ci riguardano da vicino, hanno fatto discutere le dichiarazioni di questi giorni, in particolare del commissario Moscovici nei confronti del nostro Paese, in qualche misura anche le parole del Presidente Draghi. Ora sono tutti timori legati per lo più al nostro bilancio, alla manovra alla quale sta lavorando il Governo. In realtà il Governo ha rassicurato sul rispetto del famoso vincolo del 3%. Sono timori giustificati? Non sono timori giustificati da parte dell'Europa. Noi non siamo la Grecia, questo deve essere molto chiaro. Noi siamo sempre colpiti con degli strali, con delle frecce per quanto riguarda il nostro debito pubblico. Ecco, deve essere ben chiaro che il nostro debito pubblico è sostenibile per due ragioni. Uno, perché l'Italia è l'unico paese che ha una ricchezza privata che è più del doppio del debito pubblico. Due, questo è fondamentale, specie se pensiamo a quello che accadde in Grecia, perché i due terzi del debito pubblico è in mano italiana. Il pericolo è quando il debito pubblico è in mano straniera. Un solo ricordo al 2011, quando la Grecia andò totalmente quasi in default. Perché? Perché banche tedesche e francesi cominciarono a vendere improvvisamente grande quantità del debito pubblico. Quindi basterebbero già questi due elementi, ma ce ne sono altri. Noi siamo la seconda potenza industriale d'Europa dopo la Germania. Quindi io credo che bisogna essere molto attenti, l'ho sempre sostenuto, nella comunicazione economica, perché a volte attraverso lo spread fa dei danni enormi. Non dimentichiamo che nella legge di bilancio dovremo prevedere 4 miliardi in più per l'aumento dello spread. Poi torneremo a parlare di spread e di comunicazione economica. Roberto, dicevamo, abbiamo aperto la nostra puntata proprio parlando della riforma del copyright. Sì. Una riforma che, insomma, fino all'ultimo è stata abbastanza sofferta, pensiamo al rinvio del voto di luglio. Ora l'Europarlamento ha dato il via libera, è una riforma che va nella giusta direzione? Direi di sì, ed è una cosa che va oltre diciamo, l'aspetto editoriale, cioè il discorso che si fa è molto semplice: se la rete è fatta della stessa sostanza delle notizie per cui gli editori spendono dei soldi per produrle, se la rete è gratis le notizie devono essere pagate. C'è anche chi sostiene però che sia un bavaglio alla rete, ad esempio il vice premier Di Maio. Sì, l'ho visto e conosco la posizione dei 5 Stelle. Io sostengo che non c'è da preoccuparsi. Ripeto, la rete è gratis, ma ci sono delle cose che in rete non lo sono, ad esempio la musica, per dirne una, insomma. Quindi se una canzone dei Beatles, per sentirla bisogna pagare, un buon editoriale originale sull'Europa e su quello che accade alle prossime elezioni europee, non vedo perché non si debba pagare per leggerlo. È il prodotto culturale che va garantito, però questa scelta va oltre, perché là dentro c'è anche una
manifestazione importante di preservare il prodotto cultura e di preservare la formazione del pensiero attraverso questa decisione. Ed ora andiamo avanti con i nostri servizi. Il nostro Matteo Alviti ha incontrato al Festival della Letteratura di Mantova uno scrittore d'eccezione, un europeista convinto che si è cimentato nell'impresa di scrivere un romanzo sulle istituzioni europee, un romanzo che però è a tratti molto critico. Sentiamo perché. L'immobilismo dei veti e controveti tra Paesi membri che blocca la soluzione a problemi epocali, come quello sempre attuale dei migranti. Il contrasto perenne tra le anime di Bruxelles, Consiglio, Commissione e Parlamento europeo, che allontana i cittadini da quella che percepiscono come euroburocrazia, sempre pronta invece a occuparsi di temi lontani dai problemi quotidiani vissuti dagli elettori, un mix esplosivo che potrebbe stravolgere gli attuali equilibri politici del Parlamento europeo nelle elezioni di maggio 2019. C'è tutto questo e molto di più, persino un maiale coprotagonista ne La Capitale, il primo bestseller scritto dietro le quinte delle istituzioni europee. Il libro dell'autore austriaco Robert Menasse, vincitore del Deutscher Buchpreis, il premio letterario più ambito tra gli autori germanofoni, sta facendo discutere tutta l'Unione, perché Menasse, pur essendo un europeista convinto, tocca i nervi scoperti e scuote le debolezze del potere dei palazzi europei, dalle fondamenta. Ma che ci fa un maiale tra le strade di Bruxelles, nel cuore d'Europa? Lo abbiamo chiesto allo stesso Menasse, ospite del Festival della Letteratura di Mantova. È un simbolo delle contraddizioni dell'Unione. Nella Commissione ci sono burocrati che vogliono limitare il numero di animali allevati per fermare il crollo dei prezzi della carne. Altri cercano di aumentarne la produzione per il mercato cinese. Questa contraddizione tra interesse nazionale e bene comune riaffiora sempre, come il maiale nel mio romanzo. La trama ruota intorno al tentativo di organizzare ad Auschwitz una manifestazione per rilanciare l'immagine malconcia della Commissione europea. Sarà proprio un alto funzionario italiano a dare il colpo di grazia al progetto dopo una serie di veti incrociati tra Paesi membri, gli stessi ai quali assistiamo quasi quotidianamente nella questione dell'accoglienza di profughi e migranti. Nel 2011 un alto funzionario della Commissione si lamentava con me per gli eterni stop del Consiglio alle richieste di affrontare organicamente il problema. Dal 2000 avevano risposto solo no. Così nel 2015, quando sono arrivati in massa, non c'erano norme adeguate ad affrontare l'emergenza. È stato un caos. I politici promettono di difendere gli interessi nazionali perché si vota su base nazionale. Come superare la contraddizione? Bisogna criticare lo status quo, sviluppando però una visione comune. E intanto crescono i consensi per gli euroscettici. Nessuno Stato può risolvere da solo i grandi problemi contemporanei e per quanto si debba essere critici con Bruxelles, l'Europa resta l'unica chance che abbiamo. Alla fine del romanzo irrompe anche un attacco terroristico a Malbec, proprio alla stazione della metropolitana colpita dagli attentati del 2016 in cui persero la vita 35 persone, una questione, quella della sicurezza, che i cittadini europei percepiscono come irrisolta. È potuto accadere nella città che ospita NATO ed Europol, in cui ciascuna autorità teneva alcune informazioni riservate per sé. Occorre invece superare le contraddizioni e andare avanti insieme. La scelta tra un futuro di benessere o di miseria per noi e i nostri figli dipende da questo, perché se tutto ricade nei nazionalismi sarà come veder bruciare una miccia verso una grande polveriera. Professor di Taranto, anche molto malessere che c'è stato in alcuni paesi europei e che forse ha anche alimentato la nascita di nuove forze, dei cosiddetti movimenti populisti, deriva dagli effetti che ha lasciato la crisi economica e dalle politiche economiche che poi sono state adottate. Però oggi qual è la situazione? Perché la crescita viaggia in ordine sparso.
ragione, la crescita viaggia in ordine sparso e purtroppo il problema più serio dell'Europa è stata l'applicazione dell'austerità al posto della crescita. L'abbiamo pagata tanto e in modo molto caro e, come giustamente diceva lei, beh, oggi perché esistono i populismi, perché ormai o sovranismi o populismi, ormai siamo lì, ma semplicemente perché su 500 milioni di abitanti, oltre 120 sono in condizioni di povertà assoluta. È evidente che non è questo che si ci aspettava dall'Europa, si ci aspettava benessere e crescita. E ahimè, le ultime previsioni danno un ulteriore calo del PIL, in particolare per il nostro paese. Ma per esempio gli Stati Uniti, che hanno sistemi completamente diversi, loro vanno alla crescita invece che all'austerità, ormai hanno un incremento del PIL del 4% e una disoccupazione minima al 4%. Bisogna cambiare sistema. A proposito di dati proprio macroeconomici, gli ultimi danno l'occupazione in crescita nel nostro paese, mentre hanno segnato un calo della produzione industriale nel mese di luglio. In realtà anche la Germania, certo, ha registrato lo stesso record negativo. Ecco, come si spiega? Negli altri paesi europei qual è la situazione? Quindi non è un dato solo italiano? No, non è un dato solo italiano, perché anche le tensioni commerciali, le guerre sui dazi che Trump ha aperto, influiscono sicuramente sulla crescita. Anche se bisogna dire di Trump che poi bisognerà vedere quanti sono annunci e quante sono realtà, perché a mio avviso, me lo lasci dire, mentre la sua politica è sbagliata verso l'Europa, credo sia giusta verso la Cina, perché la Cina effettivamente fa una competizione sleale, ma per un motivo molto semplice e chiudo, perché in realtà la globalizzazione è stata la ricomposizione dei due sistemi, no? Quello liberista e quello socialista. Sono due sistemi completamente diversi. Roberto, torniamo alle questioni prettamente politiche. Nei giorni scorsi gli eurodeputati hanno avviato di fatto con il loro voto la procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria per la relazione che era stata presentata sullo Stato di diritto. Allora, questo è un voto che probabilmente non avrà conseguenze, diciamo, pratiche concrete, ma ha un peso politico molto forte. Beh, è un segnale molto forte, perché comunque poi dovrà essere ratificato questo voto dal Consiglio europeo e quindi dai capi di Stato e di Governo, e quindi bisognerà vedere che piega prenderà. Però è un messaggio molto chiaro a chi viola le regole, e non ci dobbiamo scordare che il problema dei migranti è nato nel 2015, quando il gruppo di Visegrad, quindi anche l'Ungheria di Viktor Orban insieme a Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, chiusero la rotta balcanica aprendo quella dell'Africa settentrionale, con le conseguenze che abbiamo ben conosciuto noi italiani. Allora ti interrompo perché il prossimo servizio proprio ci permette di concentrarci sul tema dei migranti, un dossier lo sappiamo sempre caldissimo, e anche sulla crisi libica che l'Europa segue con molta attenzione. Maria Luisa Bisogni. Nell'agenda europea il capitolo immigrazione resta sempre in primo piano, un'emergenza resa ancora più incalzante dalla crisi in Libia, dove la mancanza di un governo stabile alimenta non solo il mercato di esseri umani in fuga dalla guerra, ma anche il traffico d'armi e di droga. Una situazione incandescente che accende il dibattito tra gli Stati membri e della quale ha parlato a Strasburgo davanti al Parlamento europeo l'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e la sicurezza comune, Federica Mogherini. La Libia ha bisogno davvero del sostegno, del supporto dell'Unione Europea, in quanto Unione Europea, di tutte le istituzioni dell'Unione Europea in questo momento drammatico. Non soltanto nell'interesse della Libia e dei libici, ma anche nell'interesse dell'Unione. Mettere da parte gli interessi nazionali e agire coesi per il bene comune, un appello condiviso e rilanciato anche dal presidente Tajani. L'Europa deve svolgere un ruolo diverso, un ruolo più forte. Noi sosteniamo l'azione dell'alto rappresentante, ma chiediamo anche agli Stati membri di agire nel quadro delle iniziative dell'Unione Europea. In Libia è fondamentale sostenere la transizione verso un governo stabile nel quadro della risoluzione ONU, per dare slancio ad un paese con un potenziale di sviluppo economico immenso e per colpire il business dei trafficanti di esseri umani. Una linea ribadita e sostenuta in aula anche dai socialisti e democratici europei. Senza stabilità della Libia non c'è soluzione al fenomeno migratorio, non c'è sicurezza per l'Europa, non c'è un futuro utile di rapporti funzionanti e positivi tra le due sponde del Mediterraneo.
ma a chiedere una strategia di intervento più efficace nel Mediterraneo e nel Medio Oriente per arginare anche il pericolo del terrorismo sono tutte le forze politiche, sebbene con toni diversi. È il momento di sedersi intorno al tavolo, ritrovare un'agenda e un'unità di intenti che non sia soltanto formale di facciata ma sia anche nella sostanza, altrimenti rischiamo di avere una perdurante instabilità alle nostre frontiere che sarà foriera anche, come già è accaduto in passato, di un aumento potenziale o comunque del rischio di aumento di ulteriori flussi migratori. Un'Europa che non sa come agire laddove ci sono i problemi, cioè non è che devi costruire distruggendo, oggi c'è una necessità di dare stabilità alla Libia. Sullo sfondo del dibattito sull'immigrazione è sempre la grande incompiuta, la riforma del Trattato di Dublino. Il paese di primo approdo è il paese che si deve far carico di tutte le procedure di asilo. Juncker ha annunciato la creazione di un'agenzia per l'asilo, in modo che possa supportare i paesi di primo approdo nel disbrigo delle pratiche, nel riconoscimento dello stato di asilo politico. Allora, torno da Roberto Sommella. Si diceva la grande incompiuta, la riforma di Dublino sul diritto d'asilo, ma non solo. Ecco, ci sono margini nei prossimi mesi per agire in qualche modo, per dare quelle risposte che finora l'Europa non è riuscita a dare in termini di solidarietà? Temo di no, perché di fatto la legislatura si è conclusa, quella europea, si voterà il prossimo maggio, però è importantissimo, come diceva il servizio, che la risposta su questi temi delle migrazioni sia comune, sia forte, si passi dalle parole ai fatti, sia forte soprattutto il rapporto tra i paesi fondatori, Italia, Francia, Germania. Noi abbiamo grandi rapporti con i paesi fondatori, siamo stati con la nostra associazione ricevuti, abbiamo avuto l'onore di essere ricevuti all'Eliseo, ma perché crediamo che comunque l'Unione faccia la forza, questo hanno detto un po' tutti coloro che sono stati intervistati nel vostro servizio. Se abbiamo questa consapevolezza, mettiamola in atto. Sappiamo che il piano per i ricollocamenti lanciato dalla Commissione europea purtroppo non ha funzionato, si è rivelato un fallimento perché i paesi, nella fattispecie del gruppo di Visegrad, non hanno rispettato gli impegni presi. Bisogna anche immaginare dei meccanismi diversi per poter far poi rispettare gli impegni. Così come ci sono delle sanzioni, se un paese sfora i vincoli di bilancio, il 3%, così ci devono essere delle sanzioni anche amministrative a chi non rispetta accordi firmati, come ad esempio quello sul ricollocamento dei migranti, che è ancora più importante che il decimale sui conti pubblici. A proposito di vincolo del 3% che aveva citato Sommella, professor di Taranto, questo un po' divide politici ed economisti, lo sappiamo, c'è un grande dibattito su questi vincoli europei, su questo 3% è un toccasana per i paesi che hanno un elevato debito pubblico per tenere in ordine i conti, oppure è un freno alla crescita, come altri sostengono? Mi lasci ricordare che l'ex presidente della Bundesbank, Tietmeyer, quando gli fu fatta questa domanda, ma quali sono le basi scientifiche del 3%, rispose che in realtà probabilmente le basi scientifiche non c'erano, le spiegazioni sono arrivate dopo. Anche perché, ormai è cosa nota, pare sia stato inventato in Francia il 3% da tale Guy Abeille, che era un funzionario del tesoro francese, e non si sa come dopo 10 anni è entrato nel trattato di Maastricht, ma c'è invece una ragione specifica che è questa. La Francia all'epoca, quando fu inventato, aveva il 2,6 di deficit, la Germania aveva il 3% di deficit e finanziava i suoi investimenti sempre al 3%. Quindi nasceva sin da allora questa coppia vincente tra francesi e tedeschi che ogni continua fino adesso. Per noi, per quanto riguarda noi, il 3% è una regola che finché c'è comunque va rispettata, sbagliata o meno che sia. Fino a che punto si può spingere, diciamo, questo rapporto tra deficit e PIL senza correre rischi sui mercati? Perché poi c'è il grande rischio. Lei ha perfettamente ragione, il vero rischio infatti è quello, cioè non dimentichiamo che noi avremmo dovuto raggiungere nel 2019 lo 0,9% di deficit. Ora stiamo riparlando di 1,5, 2 addirittura 3. Tenga solo presente che il 3% sono 30 miliardi. Ed ora voltiamo pagina, parliamo della Svezia. La Svezia che pochi giorni fa si è recata alle urne. Il servizio di Maurizio Severino.
All'indomani del voto, il giudizio sul risultato elettorale dei populisti in Svezia è stata la classica formula di rito: non hanno sfondato. Qui però siamo in Svezia, la patria del welfare che funziona, nonostante qualche taglio recente, e dello Stato che non è un mostro di burocrazia e inefficienza, anzi, invece Sverige Demokraterna, che a dispetto del nome è una formazione di estrema destra che ha basato la sua campagna elettorale sull'allarme immigrazione, ha raggiunto il 17% dei consensi ed è il terzo partito. Una percentuale di consensi che più o meno coincide, ironia della sorte, con il dato sulla presenza straniera in Svezia, un paese di 10 milioni di abitanti, di cui 1 milione e 700 viene da oltre confine, il 17% appunto. La Svezia in effetti è il paese europeo che in proporzione ha accolto più stranieri, con il picco nel 2015 di quasi 200.000 migranti. Qua e là, anche intorno a Stoccolma, si sono create periferie difficili da gestire, ma non al punto da spianare la strada ai sovranisti, come invece è capitato in altri paesi europei. Del resto i problemi più attuali della Svezia sono il peggioramento della situazione economica del ceto medio, gli stipendi infatti non sono saliti allo stesso ritmo del costo della vita, e poi la mancanza di medici, infermieri, insegnanti, che ha finito per intaccare quel modello di assistenza e di educazione al quale i sudditi di Re Gustavo sono abituati da sempre. I socialdemocratici restano in testa con il 28,4% dei voti, ma il partito di Löfven, il premier uscente, ora farà più fatica a formare un governo. Con questi numeri i socialdemocratici non arriverebbero alla maggioranza nemmeno se si alleassero con la sinistra, così la prima ipotesi è un governo di minoranza. Altrimenti dovranno cercare il dialogo con il centrodestra nella prospettiva di una grossa coalizione alla tedesca o all'olandese. Sempre che il partito moderato non apra le porte ai democratici, un'ipotesi che è sempre stata esclusa in campagna elettorale. Contatti e trattative adesso però sono solo all'inizio, e con questo scenario i tempi per creare un nuovo esecutivo si annunciano piuttosto lunghi. A Stoccolma però sperano che non ci vogliano i 169 giorni che sono stati necessari a Berlino o i 208 che ci sono voluti in Olanda. Roberto, i democratici svedesi non hanno vinto, ma comunque sono cresciuti. Ricordava anche il servizio, la Svezia è uno dei paesi europei che ha accolto il maggior numero di migranti, in particolare nell'anno record delle migrazioni, il 2015. Quanto ha inciso sul voto questo fenomeno? Ma direi tanto, anche se poi si tratta soprattutto di una percezione, perché alla fine si tratta anche di percentuali rispetto alla popolazione. La verità è che ormai tutto il mondo è paese, cioè non c'è più una forte ideologia europeista, né ancora si è sviluppata una forte ideologia nazionalista, e quindi nessuno le vince pienamente queste elezioni. In Germania, né in Francia, perché Macron governa con il 30% vinto al primo turno, né in Italia. E quindi bisogna mettersi insieme, e ciò crea problematiche. Il modello svedese, considerato vincente in Europa, per il modello economico in particolare, ecco, possiamo ancora considerarlo tale? Non credo proprio per le regole europee che hanno colpito soprattutto la parte sociale, la società delle varie nazioni. E non dimentichiamo che quando ci fu il trattato di Maastricht nel 1994, entrò la Svezia, ci fu un referendum e la Svezia volle essere fuori dall'euro e volle soprattutto salvaguardare il suo welfare state, che ormai è in pericolo per l'immigrazione. E per questa mattina è tutto, saluto e ringrazio Giuseppe Di Taranto e Roberto Sommella per essere stati con noi. Grazie a voi per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata e arrivederci alla prossima settimana.